Salve ragazzi, un saluto da parte di tutto lo staff di Vagidali. Oggi abbiamo questa stupenda Passat, è allestimento Executive, la 2150 cavalli turbo diesel. A questa fantastica Passat abbiamo fatto diverse attivazioni, anche molti accessori optional in più rispetto a quello che dà l'allestimento. Andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Come prima cosa, il suono in chiusura e in apertura, e ovviamente abbiamo abilitato anche l'antifurto che adesso andremo a vedere. Simuliamo la rottura di un cristallo, ovviamente l'ho lasciato aperto volontariamente per aprire dall'interno, e come sentite abbiamo abilitato l'antifurto che adesso ovviamente io spengerò. All'interno della macchina andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Siamo entrati in macchina, devo dire che la macchina ha dei sedili in Alcantara bellissimi. Come potete vedere, la Passat a parer mio ha i sedili più belli in assoluto. Accendiamo il quadro, staging lancette e gli specchi che si aprono con il quadro. Questa è una classica codifica per salvare proprio i motorini degli specchi elettrici. Abbiamo messo, come vedete, la grafica della GT Performance. Il cliente ha scelto questa grafica. Andiamo all'interno dell'HID e troviamo innanzitutto il cronometro da pista. Nei dati di marcia abbiamo aggiunto anche la quantità a rabocco carburanti. Per quanto riguarda l'HID, possiamo vedere che avendo messo la grafica della GT Performance, questa macchina è del 2018 ed è stato possibile abilitare anche gli intermedi. Quindi fondoscala 280, intermedi con questa stupenda grafica, che viene completata andando nel setup della radio, nel setup del veicolo, scusate, viene completata con la fantastica attivazione delle luci soffuse. E ovviamente, come vedete, i colori cambieranno anche all'interno dell'HID, tutti i diversi colori che abbiamo abilitato. Ovviamente è sempre presente anche le barre per dimmerare sia le luci piedi che le luci sulle portiere, che come sappiamo in questo caso sono bianche perché non ci sono i cavi RGB. Andando sempre nel menu della macchina possiamo vedere l'abilitazione del menu off-road. Questa macchina ha Discover Pro, quindi navigatore, e in questo caso abbiamo l'altitudine che funzionerà correttamente, la bussola allo stesso modo funzionerà. Quindi abbiamo abilitato il menu off-road, che è veramente molto carino. Sempre all'interno del menu della radio abbiamo abilitato il menu luci diurne, quindi abbiamo la possibilità di spengere i DRL anteriori. Abbiamo anche codificato i fari posteriori come luci diurne, in questo caso potrebbero essere spente sempre da questo menu, che poi andiamo a vedere possibilmente come sono le luci. Allora, questa macchina, come vedete, abbiamo messo un DVD ovviamente per i bambini, è un Discover Pro come abbiamo detto, e ovviamente abbiamo anche effettuato lo sblocco video in movimento. Adesso vediamo che io camminerò, sono in movimento e tranquillamente il video viene riprodotto, quindi anche questa fantastica attivazione è andata a buon fine, in modo tale che i figli del nostro cliente saranno contenti di vedere i film.
Un'altra attivazione che abbiamo effettuato è la velocità della ventola in modalità automatica per quanto riguarda il climatizzatore. L'impianto di navigazione, questo come abbiamo detto è un Discover Pro, abbiamo inserito anche gli autovelox, diversi punti di interesse che troviamo ovviamente all'interno della mappa. Devo dire che il Discover Pro è veramente veramente bello, quindi avremo tutti i velox disponibili aggiornati a questo mese. Posteriormente, come vedete, abbiamo abilitato le luci diurne sui fari posteriori, quindi si potrà viaggiare tranquillamente con le luci accese anche di giorno per questi fantastici fari. Vi faccio vedere internamente la macchina, che effettivamente gli interni a me piacciono moltissimo. Ragazzi, abbiamo fatto tutte queste attivazioni a questa fantastica Passat. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like e un saluto a tutti da parte di tutto lo staff di Vaghitaly. Arrivederci alle prossime attivazioni.